Ciao, sono Patrick Sheriff e oggi ripassiamo in 4 punti la biografia di Giovanni Pascoli. 1. L'infanzia e l'adolescenza. Pascoli nasce il 31 dicembre del 1855 a San Mauro di Romagna, in provincia di Forlì. Fino ai 12 anni la sua vita prosegue serena e tranquilla. Il padre amministra la tenuta La Torre dei Principi di Torlonia e Pascoli può, senza problemi economici, studiare al liceo Raffaello di Urbino. Tuttavia, il 10 agosto 1867 il padre viene misteriosamente assassinato. Inoltre, l'anno dopo, nel 1868, muoiono la madre e la sorella del poeta e nel 1871 muore il fratello Luigi. Di fronte a questi lutti familiari, Pascoli è costretto ad abbandonare il liceo Raffaello e i suoi studi, la sua istruzione terminerebbe qua se non fosse per l'interessamento di un professore che gli permise di proseguire gli studi liceali a Firenze. 2. Gli studi universitari. Nel 1873 Pascoli vince una borsa di studio grazie alla quale può studiare all'Università di Bologna, dove segue le lezioni di letteratura italiana tenute da Giosuè Carducci. Tuttavia nel 1876 muore il fratello Giacomo e subentrano nuovi problemi economici, a causa dei quali il poeta è costretto ad abbandonare nuovamente gli studi. E questa situazione porta Pascoli a sviluppare una certa sensibilità verso le ingiustizie sociali, a desiderare un mondo più equo per tutti e dunque prova simpatia e si avvicina agli ambienti socialisti. Questa sua adesione al socialismo, lo porterà addirittura nel corso di una manifestazione ad essere arrestato. Tuttavia, assolto e liberato, proseguirà, riprenderà gli studi e si laureerà nel 1882 sempre a Bologna. Conseguita la laurea, inizierà subito a lavorare nei licei di Matera e di Massa. Qui inviterà a vivere con lui le sorelle Ida e Maria nel tentativo di ricostituire quel nucleo familiare originariamente dissoltosi. 3. La carriera accademica. Pascoli inizia la sua carriera universitaria all'Università di Bologna, dove insegna grammatica greca e latina. In seguito viene trasferito all'Università di Messina, dove ricopre la cattedra di letteratura latina. Infine, dopo una breve parentesi all'Università di Pisa, ritornerà all'Università di Bologna per ricoprire la cattedra di letteratura italiana e sostituire così Giosuè Carducci. 4. Il ritiro a Castelvecchio. Nel 1895 Pascoli si ritira a vivere a Castelvecchio di Barga, dove vive in una casa in campagna con la sorella Maria e il 6 aprile 1912 muore. Dopo la sua morte la sorella Maria diverrà l'erede letteraria e si prenderà cura di tutti i suoi scritti. Con questo concluso, se non vuoi perderti altri video, iscriviti al canale e attiva le notifiche. In bocca al lupo e al prossimo video!